Ascoltatori di Sarsio Web Network, buongiorno, buona domenica e benvenuti al nostro consueto notiziario Ecomondo 2000 dalla redazione di Pineta Oggi TV in collegamento appunto con Sarsio Web Network di Treviso. Dunque, le ultime notizie che hanno caratterizzato questo fine settimana. Abbiamo però una che ci arriva qui in redazione poco, da poco, una notizia che parla della Libia. Dunque la leggiamo insieme per la prima volta, sono in maggioranza eritrei e somali le vittime della nuova tragedia di migranti. Il naufragio della loro imbarcazione è avvenuto davanti alle coste di Tripoli. Sono stati recuperati almeno 20 corpi dei circa 200 che erano sul barcone diretto verso le coste europee, forse in Italia. I dispersi sarebbero circa 170, i superstiti sono 16. Tra i corpi ripescati c'è anche quello di un bambino con indosso il giubbotto salvagente e quello di un piccolo di 18 mesi. C'è da chiedersi perché poi questa gente sta scappando da questi paesi. Cosa succede lì? I governi in che modo rispondono su questa situazione? Ecco, sarebbe molto bello intervistarli, e capire che risposte, vengono fuori alla luce. Andiamo avanti con il nostro notiziario dopo questa, terribile notizia. Dunque, rimaniamo purtroppo in tema sempre di brutte notizie. Non ricorda nulla Giuseppe Pilato, l'uomo che dopo una fuga di 6 giorni in seguito all'omicidio della moglie si è consegnato ai carabinieri in Calabria. Pilato è stato interrogato dal PM di Locri, al quale è apparso in stato confusionale e non ha risposto alle molte domande. È in stato di fermo per omicidio volontario e porto e detenzione illegale della pistola che ancora non è stata ritrovata. Catania. C'è un cauto ottimismo tra i medici, ma restano gravi le condizioni della 14enne accoltellata assieme alla sorella di 12 anni dal padre, 47 anni, a San Giovanni La Punta, nel Catanese. La figlia più piccola, centrata da più colpi, è morta poco dopo il ricovero in ospedale. L'uomo, che era stato lasciato dalla moglie e aveva perso il lavoro, ha poi tentato il suicidio e ora è ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Il 47enne ha lasciato un biglietto in cui chiede scusa e spiega il gesto con la fragilità psicologica che stava vivendo. I familiari si sono detti sorpresi per l'accaduto. Veniamo a questo maltempo. Nuove trombe d'aria in Liguria, dopo quelle che 2 giorni fa hanno investito il ponente genovese. Questa volta si tratta di vortici marini formatisi anche nel Savonese, che non hanno raggiunto il litorale. Sulle altre alture di Valpocevera, uno smottamento dovuto alle piogge ha spinto ad evacuare una palazzina. In Toscana, allagamenti e disagi a Grosseto, con turisti soccorsi nei campeggi a Marina di Grosseto. A Milano rientra l'allarme per i fiumi Seveso e Lambro. Ancora temporali in Veneto. Tale proposito, ricordo che proprio ieri mattina a San Donà di Piave, poco prima delle 9, si è abbattuto un violentissimo nubifragio, allagando anche parte della città e poi nella periferia campi semiallagati, fossati straipati, molta acqua alta, diciamo pozze molto grandi con rischio di aquaplaning, per gli automobilisti lungo la statale 14 Triestina. Dall'estero è allarme rosso per la prevista intensa attività eruttiva del Bárðarbunga, il più grande vulcano di Islanda. Il traffico aereo nell'area è bloccato, lo annuncia il servizio meteo dell'isola. Ed ora abbiamo un appuntamento che ci è arrivato poco fa, ce l'hanno segnalato poco fa, vediamo di leggerlo insieme qui per la prima volta. Antimafia al femminile. Il circolo socialista nebroideo indipendente, italo-catalano,
scusate se legge male, Italo Carclone, con la partecipazione dell'Istituto di Cultura Politica per la Questione Siciliana, XQS e la Rete Socialista, Socialismo Europeo della Sicilia e l'Associazione Nazionale Amici di Attilio Manca, promuove la prima edizione del premio Francesca Serio. Sabato 6 settembre, lo ricordiamo, ore 18, a Villa Allegra, via Cavour, Galati, Mamertino, in provincia di Messina. Modererà i lavori Alessandra Serio. Interverranno per un breve saluto Bruno Natale, sindaco di Galati, Mamertino, Gaetano Emanuele, presidente del Consiglio Comunale. Parteciperanno Angelo Gentilemanca, Cettina Merlino, Parmaliana, Fabio Canizzaro, Luciano Armeli Lapichino, Alfonso Frataci, Luciano Mirone. Quindi ricordo sabato 6 settembre alle ore 18 a Villa Allegra a Galati Mamertino in provincia di Messina. Ed ora in conclusione diamo un'occhiata alla home page della nostra testata giornalistica Pianeta Oggi TV, che risponde al sito pianetaoggitv.net. Dunque, in primo piano, a taglio primo, abbiamo alcune flash dove appunto si ricorda il violentissimo nubifragio che si è abbattuto ieri mattina, che sono state a Sannò di Piave, che sono state allagate alcune strade, come dicevo prima, fossati straripati con acqua nei campi. Poi ancora quel fenomeno che se ne sta parlando sempre di più, di queste scie chimiche, sono state avvistate ancora una volta nella serata di ieri sopra i cieli di Venezia Mestre, ma non solo, le vediamo un po' in tutta Italia comunque. Ogni volta che c'è una perturbazione in arrivo, circa 8-12 ore prima, ci sono queste strane scie chimiche. Ogni volta c'è questa strana coincidenza, quindi non si riesce bene a capire, è un po' motivo di studio, motivo di approfondimento. Poi ricordiamo che a Montepulciano, in provincia di Siena, come ogni anno, inizia il bavio delle botti. Gli appuntamenti già da ieri, sabato 23 agosto, presentazione del filatelico e cartolina, concorso tavola con il nobile, e proclama il gonfaloniere. A Montepulciano dunque tutto pronto per affrontare la settimana più calda dell'anno, quella della sfida delle 8 contrade, cioè il bravio delle botti. E quindi si inizia praticamente già da sabato mattina presso Piazza Michelozzo, dove sarà presentata la nuova cartolina e l'annullo filatelico celebrativo dei 40 anni del bravio moderno, disegnato da Laura Mangiavacchi e visibile dalle 10:30 alle 16:30. Le cartoline saranno in vendita per tutta la settimana successiva, insieme a tutte quelle realizzate negli anni precedenti. Vediamo dunque se ci sono altre notizie in merito a questo. Dunque, si parla di questo spettacolo. E fin qua, vabbè, abbiamo queste notizie, diciamo, relative a Montepulciano e alla sua grande manifestazione folcloristica, il bravio delle botti. Proseguiamo subito. Abbiamo un articolo di Antimafia 2000 dal titolo Il mito della mafia deve finire, a cura del direttore Giorgio Bongiovanni. Poi a seguire abbiamo il Ferragosto di guerra, un video che mostra le zone calde di guerra durante proprio la giornata del Ferragosto in collaborazione con Pandora TV Online. Quindi Gaza, un giusto rifiuta la medaglia di Israele, salvò gli ebrei e ha perso i parenti nella striscia di Gaza. Poi a seguire lo speciale di Pianeta Oggi Reporter, settimana di approfondimento curato da sottoscritto, dedicato alla tragedia di Refrontolo. Sono due trasmissioni speciali, e questa qui che vedete in home page è la seconda, che è rimasta ancora in home page. La seconda la trovate sempre nella categoria dell'informazione, dove praticamente viene aperto lo speciale direttamente da Refrontolo, con interviste
a Renzo Bortolussi, presidente di Associazione Acqua, raggiunto a Pordenone, e da Favorvento Venezia ai nostri microfoni c'era Alessandro Pattaro, ingegnere Alessandro Pattaro del contratto di Fiume. In coda allo speciale immagini ed interviste a Massimo Lorenzon, che è un residente, che è stato uno tra i primi soccorritori durante la tragedia appunto di Refrontolo. Questa trasmissione, lo ricordiamo, poi va in onda anche in tutto il circuito interregionale TV terrestri e radio in FM stereo e web, appunto inclusa Siles Web Network. Poi a seguire abbiamo che radicofoni, ritorniamo quindi in centro Italia, radicofoni celebri 70 anni della Resistenza e quindi dunque saltiamo un po', arriviamo appunto a un altro speciale di approfondimento di Oggi Report, dove la città di Pordenone ha ricordato l'anniversario della strage di Via D'Amelio. Qui abbiamo anche, collegandomi con la notizia precedente, abbiamo anche l'intervista a Stefano De Barba, presidente dell'associazione Attilio Manca, quel medico che è stato ucciso, probabilmente ucciso, dalla mafia, anche se dicono che è stato suicidato, ma l'associazione non torna a questa cosa e chiede giustizia, chiede che sia fatta luce. Chiarimento su questo fatto molto triste. Dunque, vediamo se abbiamo delle ultime notizie in arrivo dell'ultimo minuto. Sì, ce n'è una di cronaca, Puglia, incidente auto, si registrano due morti, sono due ragazzi giovanissimi, appena diciottenni. Vediamo se riusciamo a capire un attimino cosa è successo. Dunque, un incidente stradale avvenuto sulla statale 93 tra il comune di Canosa di Puglia e la frazione di Loconia, Barletta, Andria, Trani, ha causato la morte di due 19enni, altri due giovani della stessa età sono rimasti feriti. Praticamente tornavano da una festa nella borgata di Loconia e hanno perso il controllo dell'auto, forse per l'attraversamento di un animale. L'auto si è ribaltata più volte e ha poi finito la sua corsa contro un muro. I due feriti sono stati trasportati negli ospedali di Andria e Barletta in condizioni gravissime. Con questa ultima notizia di cronaca chiudiamo qui questo nostro notiziario Comodo 2000. Da Massimo Brunella, collegato con Sales Web Network, l'augurio di una piacevole giornata. E a questo punto linea che torna alla regia centrale di Treviso, a Rosario Moreno, per il proseguo della programmazione musicale.